il Festival del Viaggiatore a Porto Bruaro, per farvi scoprire una piccola perla che si trova nella parte orientale dell'entroterra veneziano, quasi al confine con il Friuli Venezia Giulia. Vi racconteremo una storia e lo faremo attraverso le voci degli abitanti della città. Per entrare nella vita di una città e scoprirne gli aspetti più affascinanti, più interessanti, è bene andare alle sue radici. Cominciamo il nostro viaggio dalla storia. Roberto, com'è nata Porto Gruaro? Porto Gruaro ha come data di nascita ufficiale il 1140, però la sua storia è più antica, in quanto dalla vicina Concordia sicuramente c'erano contatti e posizionamenti anche in questa città. Noi adesso ci troviamo qui nel Collegio Marconi attuale, dove c'è il resto più antico dell'esistenza della città, un torrione della seconda metà del X secolo, e che faceva parte del sistema difensivo dei Vescovi di Concordia dopo l'invasione degli Ungari. Che cos'era Porto Gruaro per Venezia? Porto Gruaro era una piazza fondamentale soprattutto nel commercio, perché dopo, anche in seguito alla costruzione del Fondaco nel 1447, questa era la stazione di, possiamo chiamarlo con un termine moderno, un interporto. Le merci arrivavano da Venezia via lungo la laguna, la litoranea, risalivano l'Emene, le barche, qui avveniva il cambio, le merci venivano caricate sui carri e proseguivano verso l'Austria e la Germania. Quindi era un posto fondamentale per il commercio, e questa è stata anche la fonte della sua ricchezza nei secoli successivi. Il complesso Marconi ha un cuore antico. Sì, qui come abbiamo detto le testimonianze sono addirittura del X secolo, e poi nel XII-XIII secolo abbiamo l'attestazione della chiesa attualmente dedicata a Santi Luigi Cristoforo, era la cappella del Vescovo di Concordia. E poi c'era un convento che fu affidato ai Crociferi, un ordine nato in Terra Santa. E successivamente ebbe varie modifiche finché nel 1700 il vescovo Vallaresso fece demolire l'antico ospizio e cominciò la costruzione del seminario della diocesi di Concordia, che poi è stato qui a Porto Gruaro fino al 1917. E successivamente, dopo la prima guerra, è stato trasformato in Collegio Marconi, che è attualmente ancora vigente. Che dire di questo colonnato così meraviglioso? Questo è colonnato di stile dorico. La parte nuova del nuovo seminario è quella che dà direttamente su Via Martiri, con un grande colonnato esterno, e le parti interne furono poi completate anche nel corso dell'Ottocento. C'è qualche altra particolarità di questo complesso? C'è attualmente in uso all'università una bella biblioteca in stile neogotico costruita alla metà dell'Ottocento su iniziativa di un professore del seminario che allora era qui.
Come mai questa chiesa ha due nomi? All'inizio la chiesa era dedicata a San Cristoforo ed era la prima parrocchia della città cosiddetta del Porto Nuovo. Poi nel 1770 la parrocchia è stata trasferita nella chiesa di Sant'Agnese e questa chiesa qui è stata dedicata a San Luigi Gonzaga, patrono della purezza, perché era la sede del seminario vescovile. Una delle opere più importanti della chiesa di Sant'Agnese è il compianto sul Cristo morto. Di che epoca è? Allora, è un'opera di fattura notevole di Guido Mazzoni, è stato attribuito alla mano di Guido Mazzoni, ed è un'opera fra la fine del 400 e l'inizio del 500. Ma di che materiale è? È di terracotta ed è sicuramente la dimostrazione di come da un materiale così povero come la terra, attraverso una capacità naturalmente notevole, si possa arrivare a una grande opera. Un'altra particolarità è che durante il periodo napoleonico quella tela era posta sopra il compianto, in modo che le truppe napoleoniche non potessero portar via. Abbiamo poi scoperto che sotto quella tela del Fontebasso vi si trovava un'altra tela, e precisamente questa, del periodo alcantarino dei minori osservanti di San Francesco. Questa tela vede San Francesco con la croce, Sant'Antonio da Padova e San Pietro d'Alcantara. Ulteriore scoperta che abbiamo fatto è che sotto e soprattutto nel retro di questa tela c'era un'opera ben più importante ed è un'opera di Domenico Morone, pittore veronese, che abbiamo datato al 1481. Dal punto di vista culturale, c'è un personaggio che è collegato direttamente a Portogruaro? Certamente, si tratta di Luigi Russolo. Luigi Russolo è nato a Portogruaro nel 1885, da ragazzo si è poi trasferito a Milano al seguito della famiglia, che era una famiglia di musicisti, e lui si dedicò sia alla pittura, ed fu un esponente del movimento futurista, e soprattutto nel campo della musica, inventando questi strani strumenti detti intonarumori, e quindi può essere a giusto titolo considerato un precursore della musica elettronica. Sindaco, il fiume Lemene è sempre stata una grande via di comunicazione per la città. La città di Portogruaro è nata sull'acqua perché c'è il riferimento con Venezia, abbiamo avuto rapporti stretti con Venezia. Nata nel 1100, impianto medievale su cinque torri e il fiume era la strada principale. E il fiume strada principale diventava non solo via di comunicazione, ma via di commercio importante per la città e per la crescita della città. Qui c'è un'armonia particolare tra terra e acqua. Come si riflette nella vita della città? L'acqua è l'elemento principale, come Venezia ce l'ha nella sua dimensione, è sempre stata un'area di bonifica che poi è stata antropologicamente cambiata dall'uomo. E l'acqua è un elemento principale, non possiamo immaginare Portogruaro senza acqua come non può essere Venezia senza acqua o Treviso senza acqua. Da architetto, quali sono le peculiarità di questa città? È un impianto medievale, come dicevo prima, a pettine, dove la dimensione principale, l'arteria principale era l'acqua, adesso sono le due strade principali, Corso dei Martiri, via Garibaldi, via Cavour. Qua cinque torri, adesso delle torri ne sono rimaste purtroppo solo tre, come è stata demolita tutte le mura sono state demolite e attualmente troviamo però il fossato che è ben ancora evidente dal punto di vista morfologico. Il comune è un edificio che colpisce molto il visitatore, è sempre stato il palazzo del potere, diciamo. Il comune, il palazzo municipale è il nostro vanto, ha un corpo centrale del 1200 che è stato poi anche modificato nella sala consiliare togliendo addirittura il solaio, cosa che non si fa più
ma certe volte le modifiche fatte negli anni sono diventate bellissime su perfettazioni. Quindi in questo caso ha fatto ritrovare una sala consiliare bellissima, a tutta altezza, con una bellissima capriate. Poi nel 1500 sono state ampliate con le ali, le due settori laterali sono stati fatti intonando le due ali nuove con il corpo centrale. A vista non ci si accorge che sono state fatte tre secoli dopo. All'interno troviamo bellissimi reperti storici, un bellissimo quadro di Pomponio Amalteo che raffigura la Madonna col bambino che protegge la città. Ce l'ho io nella sala del sindaco dietro la scrivania. Altro elemento che incuriosisce è sicuramente questo campanile storto. Di che chiesa si tratta? Beh, il Duomo è un Duomo voluto dal vescovo Bressan, che ha voluto ricostruire dalla chiesa iniziale, girando la chiesa da oriente verso occidente, quindi l'abside adesso è rivolto verso occidente, invece la chiesa iniziale ce l'aveva, come tutte le chiese cristiane, verso oriente. Il Duomo è stato ricostruito, è stato aperto nel 1839 dal vescovo Fontanini ed è un Duomo molto particolare, con una facciata anche incompiuta e un campanile che è diventato particolare perché le fondazioni purtroppo stanno un po' cedendo quel millimetro ogni due anni e lo stanno facendo particolarmente caro ai portolaresi, anche se è diventato uno dei primi tre più pendenti d'Italia. Questa barca si chiama Caorlina. È una barca storica? Una barca storica perché storicamente trasportava le merci, serviva per i caorlotti a pescare con le reti. È diventata poi una barca sportiva con 24 vogatori, addirittura adesso è il doge che viene trasportato nella festa della Madonnina. E rimane nel cuore dei caorlotti di noi portoruaresi perché comunque è una bella barca che serve ancora oggi per lo sport e anche per il trasporto di persone che vogliono visitare questa bellissima strada fluviale. Che cosa ama di più della sua città? Sicuramente amo la cultura che c'è nella città. Portogruaro è piena di cultura, abbiamo il primo museo nazionale del Veneto e un aneddoto riporta che il podestà a un certo punto, che faceva le feste all'interno del carnevale, per arrabbiature fra i cittadini ha deciso di realizzare, costruire un teatro davanti al municipio, il vecchio teatro sociale. Il teatro sociale, pensate, è stato inaugurato tre anni prima del teatro La Fenice di Venezia, quindi significa che era una città piena di cultura già nell'Ottocento e io la sento ancora oggi, la sento nella vivacità delle persone, che hanno a cuore la cultura, e questo è il nostro futuro, cultura e turismo. Questo è il cuore della città? Questo è il posto più suggestivo di Portogruaro, siamo sotto la loggia importante del 1500, l'oratorio della pescheria del 1700, davanti a noi due mulini con le pale restaurate. Qui il fiume Lemene si esprime nel massimo della sua bellezza. Le persone si ritrovano nel ristorante storico ai tre scalini, dialogano, discutono, parlano di tutto e bevono il famoso spritz. Allora, abbiamo le alicette come base di benvenuto, il classico fritto che c'è sempre, e qualche antipastino di riserva, canoccia, polpetto, e come primo c'è la zuppa di pesce, e come piatto tipico, diciamo importante, abbiamo le seppie nere alla chiojoppa. Il ponte di Sant'Andrea è il ponte più antico di Portogruaro, l'unico rimasto in piedi dopo la Prima Guerra Mondiale. Questo lo si deve alla decisione coraggiosa di un tenente austro-ungarico che, pur avendo ricevuto l'ordine di abbattere tutti i ponti della città, ascoltò le suppliche dei cittadini e lasciò intatto questo ponte. Ora andiamo ad ascoltare un altro pezzo della storia di Portogruaro, il legame con la famiglia Marzotto.
Dottor Marzotto, grazie alla sua famiglia, Portogruaro è riuscita a vivere un'esperienza veramente molto particolare, che era insieme un'esperienza imprenditoriale importante, ma anche sociale. Ci può dire qualcosa? Perché siamo ancora negli anni 30 addirittura, dunque dei pionieri. Beh, sicuramente mio nonno Gaetano arrivò su questo territorio e ebbe l'occasione di acquisire una proprietà, che era l'ex proprietà degli Stucchi, e quindi di arrivare in questo territorio. E il suo obiettivo era proprio quello di unire il mondo industriale al mondo agricolo, perché nella sua visione sociale riteneva che una famiglia, se lavorava 100-120 giorni l'anno, non poteva vivere in modo decoroso. C'erano anche i frutteti, eccetera. Ecco che nacque quindi la vetreria, perché ricordiamoci che il vetro serviva come contenitore al latte, e i succhi di frutta per essere i primi, fra l'altro. Tra i primi, fa parte di questo, e quindi effettivamente sono rimaste le principali, ovvero il gruppo vinicolo Santa Margherita, la Zignago Vetro, no? Credo che siamo uno dei pochi gruppi in Italia che sono autosufficienti per quanto riguarda l'energia elettrica. Diciamo che anche voi portate Portogruaro nel mondo, in un certo qual modo, anzi... La villa comunale, che era la casa di mio nonno, all'effigie di questa casa è proprio nell'etichetta del nostro Pinot Grigio, che quest'anno appunto compie 60 anni di storia. Indubbiamente questo è importante, ci rende orgogliosi sia noi come veneti, ma anche questa bellissima città, perché ricordiamoci che Portogruaro è una città, non è un paese, una cittadina. Il rapporto con la città, anche ad altri livelli, insomma, no? È sempre stato un rapporto di reciproco scambio, come lo... Ma io credo di sì, nel senso che gli scambi avvengono in tanti modi, no? Io credo che abbiamo potuto dimostrare che durante il 2020, con questa tragedia che stava nascendo del Covid, noi come famiglia e come aziende abbiamo pensato di dare un contributo e lavorare per creare all'ospedale di Portogruaro una sala apposta di rianimazione, per che sia non solo per il periodo Covid, ma era soprattutto perché tutte le normali operazioni che potevano essere fatte, perché era una sala separata completamente dal resto, diciamo, delle sale di rianimazione dell'ospedale. Questo è indubbiamente un rapporto che noi abbiamo con la cittadinanza, ma non è solo questo, perché il rapporto deve essere duplice, cioè bisogna capire che le aziende nel territorio possono portare ricchezza, e non è che la ricchezza vuol dire solo ricchezza di pochi, la ricchezza deve essere vista come ricchezza di più persone, di tante persone, di tutti. Io ritengo sempre che le nostre maestranze, dico nostre perché lo sento, fanno parte della nostra cultura e del nostro patrimonio. Le aziende senza la gente che ci lavora non sono aziende. È lo spirito dei Marzotto che continua, no? Questo mettere insieme il sociale e appunto l'innovazione industriale. Sì, sono d'accordo con lei. Il sociale è sempre stato, anche qui abbiamo fatto con la Fondazione Marzotto, cioè abbiamo l'asilo a Fossalta, a Valdagno, a Manerbio, in tante altre zone d'Italia. Il mio nonno aveva creato la Fondazione Ente Morale per dare un proprio contributo alla cittadinanza. Cosa si dovrebbe recuperare di quell'epoca storica, di quel modo di fare impresa? Ma io credo che molte cose sono passate e il mondo è cambiato, quindi non si possono ripetere. Indubbiamente, secondo me, quello che a me piacerebbe rivedere dopo il Covid, una ripartenza dell'Italia e di tutti che si vogliono rimboccare le maniche per far rinascere e ricrescere l'Italia e farla ricrescere più prospera e più forte di prima, perché effettivamente in questi anni abbiamo visto una decrescita invece che una crescita felice, una decrescita infelice, oserei dire. Questo posto sicuramente l'ha visto che lei era un bambino, che ricordi ha?
Ma io ricordo, chiaramente, io sono nato a Valdagno e vivevo a Valdagno con mio padre, mia madre e la mia famiglia. Però qua periodicamente venivamo perché c'era il nonno che passava dei periodi qua, ma soprattutto lo zio Umberto con la sua famiglia. E quindi ho questi ricordi per questo parco che giravamo con la bicicletta, che corravamo, che si giocava a pallone. Quello era la zona, quindi questi ricordi molto, molto piacevoli e molto e di festa e di unione familiare. Quindi questa è una delle cose che mi ricordo di più in questo giardino, in questa cosa, eccetera. Quindi me lo ricordo veramente con grande affetto e con grande amore anche questa cosa. Quindi. Vincenzo, perché questo è uno dei musei più interessanti, più importanti del Veneto e dell'Italia? Guarda, lo è perché in realtà nasce come museo e questa è la cosa proprio molto molto bella. E se tu guardi gli altri musei, noterai che sono ospitati molto spesso in edifici che nascono con un altro scopo, come case, come ville. Questo nasce proprio nel 1888 con l'idea precisa di ricostruire un museo che fosse un museo anche nella struttura, anche nella parte architettonica. Entrando in questo bellissimo edificio, in realtà noi entriamo in un museo che è già di per sé un museo. È una ricostruzione, l'hanno pensata, l'architetto Bon l'aveva pensata come una basilica cristiana, una basilica civile romana, e questa sua struttura a tre navate in realtà è già un unicum. È un museo estremamente moderno, nella sua classicità è una cosa che veramente sorprende. Solamente i grandi artisti di questo fine secolo poi ricominciano a capire la bellezza anche del recupero della struttura antica, ma qui l'avevano pensata molto molto prima. Un'altra cosa che mi incuriosisce di questo museo è che ha al cuore una famiglia di Portogruaro, no? Anche questa è un'altra stranezza, diciamo. Guarda, è una cosa bellissima perché tutto questo si deve alla volontà, al lavoro, al sacrificio soprattutto di un portogruarese, Dario Bertolini, che apparteneva alla borghesia portogruarese, non era ricchissimo a livello economico e infatti poi lui spese e si spese tantissimo per questo museo, morì in povertà in buona sostanza, eppure fu lui veramente a comprendere come quanto stava uscendo da Iulia Concordia, la Concordia Sagittaria, che dista qui solamente un paio di chilometri, potesse essere un patrimonio assolutamente unico. Senti, il reperto più particolare di cui mi puoi dire, che può incuriosire di più anche il visitatore? Il Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro conserva veramente dei reperti splendidi. Siamo qui, ad esempio, stiamo parlando di fronte ad un sarcofago. Il museo nasce anche proprio per questo, dal fortunoso ritrovamento di 260 tombe di questo tipo, che tutto sommato avevano l'idea della domus, della casetta, per l'aldilà, per i defunti. Ne trovarono 260 in un terreno, in un unico terreno. E il grande patrimonio, la grande bellezza di questo museo, soprattutto della parte del piano terra dell'Androne, è proprio che conserva, oltre ai monumenti della Roma classica, anche proprio tutte le fronti dei sarcofagi tagliate, perché purtroppo il sepolcreto, che contava appunto poco meno di 300 di queste tombe, fu reinterrato per motivi di salute. La malaria effettivamente non gli permetteva agli archeologi del tempo di conservarlo a cielo aperto. Ma ci sono delle cose veramente sorprendenti. Una, ad esempio, è una base che probabilmente in origine doveva sostenere una statua di un personaggio, Caio Ario Antonino. Questo personaggio fu nominato, noi lo sapremo proprio dall'iscrizione, fu nominato il patrono della città. Ma chi era questo Caio Ario Antonino? Caio Ario Antonino era il ministro del tesoro, possiamo chiamarlo così, in realtà era colui il quale governava l'economia dell'impero sotto Marco Aurelio. Un altro reperto straordinario, che io amo definire il filo rosso che collega Portogruaro con Concordia, è la stele, il basamento onorario che si incontra proprio entrando nel museo. E questo basamento ti accorgerai che ha una particolarità, che è ricomposto e restaurato, perché in epoca medievale recuperarono questo basamento, lo segarono
e ne ricavarono una bellissima statua, una Madonna con Bambino assisa in trono, che poi fu inserita nella nicchia della lunetta della chiesa di San Francesco, che adesso non c'è più, è stata demolita. Quindi Roma che diventa Iulia Concordia che poi diventa Portogruaro. Questo filo rosso che ci lega alla storia, che è bellissimo poi se ci pensi, perché è il riutilizzo dell'antico per creare un qualcosa di moderno. Il museo di Portogruaro poi tra l'altro è veramente molto moderno, lo dicevo prima, perché uno paradossalmente pensa che un museo nato nel 1888 in realtà sia un luogo in cui si sente odore di muffa. In realtà no, perché mai come adesso, soprattutto grazie all'interesse dell'amministrazione comunale, ma soprattutto anche grazie al lavoro certosino del personale del museo, il museo si apre a mostre contemporanee, a concerti, a conferenze, quindi non è un luogo chiuso e stantio, bensì è un luogo aperto alla cittadinanza, in cui effettivamente si trova la commistione tra antico e contemporaneo. Come mai siamo proprio in questa stanza? Guarda, ti ho fatto salire al primo piano del Museo Nazionale Concordiesi Portogruaro proprio perché siamo passati dal mondo della monumentalità al mondo della vita quotidiana. Qui infatti sono conservati degli splendidi reperti archeologici che ci parlano proprio di come vivevano nel mondo della Roma antica a Iulia Concordia. Ad esempio, volevo proprio portarti a far vedere questo splendido vetro con Daniele nella Fossa dei Leoni. È un vetro inciso paleocristiano, rarissimo, importantissimo. Ha fatto il giro d'Europa come reperto archeologico perché è proprio una delle testimonianze più importanti e più belle. Ci parla della cristianità, ci parla quindi di un retaggio del mondo antico che noi conserviamo ancora oggi, perché il Vescovo di Concordia poi assunse una figura importantissima nella Portogruaro medievale. Senti, quali sono i visitatori più interessanti e interessati di un museo così? Guarda, ti sembrerà strano, ma sono i bambini. I bambini sono curiosissimi. Appena gli si parla del mondo antico, dei gladiatori, Massimo Meridio, loro hanno questa immagine della Roma antica che fanno molto molto più facile vederla, crearla nella loro testa, nella loro immagine. Siamo noi adulti che effettivamente facciamo un pochettino più fatica. In realtà dovremmo tornare un pochettino bambini per riscoprire la bellezza di queste cose. Se noi veramente cancellassimo la vita quotidiana e tornassimo un po' come i bambini adesso che giocano con i reperti archeologici, ci divertiremo molto molto di più e capiremo molto molto di più. Una delle nostre tradizioni è quella dello spritz. Andiamo da Alessandro per vedere che cosa ci ha preparato e che cosa ci racconta dello spritz. Il mitico spritz, che cos'è Alessandro? Ciao Giulia, il mitico spritz nasce come acqua frizzante e vino frizzante. Queste sono le origini del primo spritz fatto. Ma come nasce questa tradizione? Nasce nei primi dell'Ottocento dagli austriaci che lo chiamano spritzen, spruzzo, deriva dallo spruzzo, e quando loro bevevano il nostro vino veneto, che era molto forte per loro, e quindi ci aggiungevano dell'acqua gassata. E questa è la vera origine della nascita dello spritz. E adesso lo spritz come si beve a Portogruaro? A Portogruaro adesso ci sono state molte evoluzioni dello spritz, perché quando è entrato in laguna si faceva col Select, invece a Padova si faceva con l'Aperol, e adesso diciamo che è abbastanza vario, però si beve soprattutto con l'Aperol. È preparato, vedo, sempre con qualcosa. Come lo servite? Qua lo serviamo soprattutto, cerchiamo di dare voce al nostro territorio e quindi lo serviamo sempre con prodotti del nostro territorio. In questo caso? In questo caso abbiamo un insaccato, l'ossocollo, un tipico prodotto del nostro territorio. Bene, allora non ci resta che fare un brindisi. Sì, dai, alla nostra. Alla nostra. Sì. Signor Arturo, chi ha iniziato questa attività? L'attività l'ha iniziata il mio omonimo, mio nonno Arturo Perisan, nel 1911,
poco prima di partire per la guerra di Libia. Come finisce quella guerra lì? Parte dopo la guerra 15-18, per cui di nuovo il nonno sparisce un po' da questa attività commerciale, ma noi siamo commercianti, il nonno era un imprenditore, aveva un sacco di iniziative, pensate che noi avevamo i taxi in piazza, adesso non è da dire, ma noi siamo state la prima impresa di pompe funebri a Portogruaro. Dunque un'attività grossa. L'attività grossa, ma soprattutto che girava, cioè praticamente qui la licenza era di profumeria, perché poi mercerie, che allora si chiamava così, no? la merceria, confezioni e negozio di giocattoli. Lei è anche una voce conosciuta di Portogruaro, perché? Sì, al di là del fatto che io sono un po' lembio e qualsiasi cosa succede, devo sempre dire la mia. Il fondatore di LT2, Radio Portogruaro, però era Livenza Tagliamento, no? E due, è perché la 1 era Pordenone, la 2 era Portogruaro. Io facevo un po' il presentatore, giro cioè praticamente ero il stupidinche al microfono, eccetera. E l'allora ideatore di LT2 mi ha detto: senti, perché non vieni domenica pomeriggio che facciamo una sorpresa a Portogruaro? E dopo la partita del Portogruaro Calcio, qui in piazza, buon pomeriggio, stiamo trasmettendo da Piazza della Repubblica, LT2, la radio del futuro. E io sono Arturo, che dicevo, no? Com'è il rapporto con gli abitanti di Portogruaro oggi? C'era un detto dei portogruaresi e portogruaro: se ti fa una fabbrica di ombrei, a Portogruaro smette di piovere. Ma lei ha mai pensato di chiudere? Allora, chiudere intanto avrei fatto un gravissimo torto a mio padre, che è morto giovane ma che voleva continuare l'attività di suo padre. Chiudere sarebbe stato un tradimento, ma varrebbe la pena per molti versi dire quei tempi che corrono, le difficoltà della concorrenza, andrebbe anche bene chiudere, però basta adeguarsi al momento economico e aspettare. Allora ha speranza per il futuro? Certo che ho speranza nel futuro, e la dimostrazione è il tipo di investimenti che sono fatti nel settore profumeria, perché ci credi che il futuro sia nel biologico, e anche perché sono convintissimo che la gente, e questo sono veramente convinto, la gente rientrerà nei piccoli negozi. Se a Portogruaro cerchi qualcosa, dal sapone di Aleppo ai confetti allo smalto per le unghie, devi venire nella drogheria più antica del Veneto, ancora in attività, le sorelle Pini. Signora Maddalena, da quando è iniziata questa drogheria? Nel 1890. Così tanto tempo? È tanto tempo, però è trascorso velocemente. Qui c'è un po' di tutto. È una drogheria, non ha alimenti, c'ha anche alimentari, ma non formaggi affettati, sì, formaggi sì, ma non affettati, quelle cose lì, però più che sì, ci sono i detersivi speciali mirati per fare quel lavoro e di qualità, non reclamizzati per televisione. Come fa ad accontentare tutti? Cerco di mettere il cuore prima di tutto, e di non voler vendere a tutti i costi il prodotto, anche se non è valevole per quel caso, perché qua bisogna consigliare, parlare col cliente, fare certe domande di cosa vuole veramente, e dopo allora si dà il prodotto, altrimenti non si dà. La Marta Marzotto, la signora Marzotto, veniva qui da lei, la conosceva? Veniva sempre anche la mamma della Marta Marzotto, veniva sempre qua e facevano le spese e venivano a pagare una volta al mese. Che ricordo ha di loro? Un ricordo bellissimo perché erano tanto umili, volevano bene a tutti ed erano sempre sorridenti e sempre contenti.
Ecco, io ho proprio quel ricordo lì. E le ammiro e le penso sempre, continuamente, anche il Conte, perché era una persona speciale. Senta, nella società dei grandi negozi, no? Sì. Che cosa sono i piccoli negozi? Che cosa hanno in più? Hanno l'umanità, il cuore. Ho detto prima che bisogna mettere il cuore. Non si può venire qua per prendere solo soldi, non si può, assolutamente. Perciò non si può vendere il prodotto se non si è sicuri di doverlo vendere, che sia utile alla persona, e cercare di prendere sempre, andare sempre alla ricerca, bisogna essere sempre alla ricerca. Adesso è un po' difficile, diremmo, quest'anno, però piuttosto faccio a meno vendere piuttosto che vendere una cosa che non va bene. E il rapporto con i suoi concittadini? Lei è come... Io conosco tutti, ho visto tanti politici, ho conosciuto... qua passavano i sindaci a chiedere sempre se c'era qualche problema. Il prodotto più antico e più raro? Il prodotto più antico e più raro c'è la gomma lacca, che si fa la vernice per i mobili, e si dà tamponando, si scioglie, è una vernice a scagliette, una resina di un albero. E dopo c'è la pece greca, la colofonia, la lume di rocca, come dicevo prima, che sono prodotti che servono per fare il sapone prima di tutto. E la pece greca anche per dare le cinghie dei mulini, perché che non scivolano. Oppure una volta si dava la pece greca sulle piattaforme dove si andava a ballare per non scivolare. Questa è Portogruaro oggi. Storia, cultura, architettura e tradizioni. Una piccola grande città tra terra e acqua. Se Domenica. Mi son so in una barchetta sull'Emene. El burin el zè deve udo. Tu ti fa festa e mi so, meso nuo nel cuor dell'Emene, scaldo i mestrassi al sol deve udo. No gon scheo, son paron so dei mecavei de oro, sull'Emene pien de pisigue deve udo. El se pien de vizi, el me cuor so.